magari se sarebbe stupido e sciocco non riconoscerlo. Castello è un paese, lo sapete, a 13.0, no? L'energia elettrica a 20.000, quella che genera tanto inquinamento elettromagnetico, quello di cui non si parla perché non se ne può parlare, perché fa molto più danno di quello che fanno i nostri telefonini e le apparecchiature elettroniche. La moderazione non l'ho mai sentito urlare in 5 anni. L'ho sentito e l'ho visto ascoltare e ho invidiato la sua capacità di ascolto, la sua moderazione, la sua competenza, il suo silenzio, che dicevo prima incrociando qualche cittadino, è un grosso dono quello del silenzio. Bisogna avere uno spessore mentale, un livello culturale tale che ci faccia comprendere quanto è importante il silenzio e quanto è importante ascoltare. Sarà lui il nostro sindaco, dal 22 settembre sarà Salvatore Montone il nostro sindaco. E sarà solo lui, ve lo garantisco. Gennaro, non si sente. È una persona che fa della sua concretezza un dono e Geppino adesso ci deve omaggiare di un suo saluto. Spiraglio di incendio su, e quindi era mio dovere che tutto andasse tranquillo. Sono 4 giorni che questa montagna ci sta dando filo da torcere. La nostra compagine, e così è stato, e sono stato onorato. Ho guardato prima negli occhi tutti, ho detto, e volevo vedere prima i nuovi se erano d'accordo nella mia candidatura. Loro sono stati tutti d'accordo, non hanno mosso ciglio, e questo mi fa onore e mi ha riempito il cuore veramente di grande gioia. E posso dire che sono pronto per, se sarò eletto giustamente, se mi darete la fiducia, se voterete Castello Unito, la lista numero 1, e se mi darete fiducia sarò pronto ad affrontare, a prendermi le responsabilità che fino adesso in modo esemplare, devo dire, Tonino Montone ha saputo condurre questo paese veramente in modo esemplare. E un applauso gli si deve, perché 15 anni non sono pochi, 15 anni di un'amministrazione. Un applauso sicuramente vale 3 donne candidate nella nostra lista. Ne volevamo candidare ancora di più, ci siamo fermati a 3. Io spero che la prossima volta faremo 9-1. Un candidato sindaco donna, un maschio e 9 femmine. Perché è essenziale la presenza delle donne in una lista. Le donne sono molto determinate, essenziali, precise, concrete. Anche quel poco di severità che forse manca in noi uomini, e vi dico che ogni tanto ci vuole, le donne sono determinate più di noi.